Questo è un polo scolastico di eccellenza, un'oasi di accoglienza e di solidarietà, voluta dal suo fondatore, Don Salvatore D'Angelo, purtroppo scomparso il 30 maggio del 2000. Qui si sono formati migliaia e migliaia di bambini. Questa struttura nacque nell'immediato dopoguerra per raccogliere i bambini abbandonati, con problemi familiari, senza famiglia, senza un punto di riferimento. Questa struttura, che è praticamente il Palazzo Ducale di Maddaloni, fu recuperata da Don Salvatore D'Angelo e da allora è un punto di riferimento per i giovani non solo di Maddaloni, ma di tutta la Campania. Ci apprestiamo a partire per il tour vespistico del Matese. Sono 3 le squadre partecipanti per un totale di 128 equipaggi. Ricordato nel nostro rivista nazionale, nel 55 una Vespa, uno scooter che faceva 100 km all'ora con 4 marce, con agilità e con una ripresa eccezionale, non c'era, e questo è stato il mito della Vespa GS. Tour del Matese? Il Tour del Matese. Il Tour del Matese rappresenta oggi, ed è come si diceva, apre un po' le danze di quelle che è l'anniversario della Vespa GS, e proprio col Tour del Matese che ci porterà alle pendici di un'altra regione, in un bellissimo posto, impegnando i concorrenti che hanno voluto onorare questa manifestazione, e però sono provenienti dal lontano sud, dalla Sicilia al nord, e hanno voluto essere presenti qua oggi onorando la manifestazione e questo anniversario. Il Tour del Matese credo che rimarrà un po' a fine della 2 giorni nel cuore di tutti. Allora Antonio Bernardo vi dirà una parola. Antonio Bernardo, il mito della Vespa in provincia di Caserta, fondatore del Vespa Club Caserta, era uno dei pochi all'epoca che veniva invitato dalla Piaggia a Pontedera per testare i nuovi modelli che creava la Vespa a Pontedera, perché lui era uno dei più importanti concessionari, forse il più importante della provincia di Caserta. Auguro a tutti voi una bella gita e un buon pranzo a tutti, e un buon ritorno a casa, felice ritorno a casa, buone cose. Grazie Antonio. Cittadini, accorrete, tra poco arriveranno tantissimi vespisti provenienti da tutta Italia e dall'Europa per attraversare le vostre terre in occasione del Tour del Matese organizzato dal Vespa Club di Maddaloni. Sono partiti da Maddaloni facendo tappa a Telese, Campitello Matese, Piedimonte Matese per arrivare a Caserta. Accogliamoli con un applauso! We get it.
giusto.